Bisognerebbe prendere un po' di fortuna della Coppa e si inserita in campionato. In Coppa, cioè, si gioca bene, ma va anche bene. Sì, come dovrebbero andare normali partite di calcio. Ora noi campionato non ci va bene per calcio normale. Qualcosa ci mettiamo di nostro, qualcosa no. Tentiamo di, come ho detto in settimana, di far meglio quello che possiamo far meglio e vedremo se riusciamo a invertire la rotta. Insomma, hai avuto una bella risposta, però. Sì, ma l'avevo detto ieri, non avevo dubbi su questo aspetto qua. Poi la partita si può pure perdere, che c'entra. Però, insomma, i ragazzi si allenano sempre bene, pure quelli che giocano di meno. Quindi, da quel punto di vista, so che quando vanno in campo hanno sicurezze sufficienti per fare quello che penso che possano fare. Alla fine, ho detto 50 volte, ho rimesso in campo pure una squadra con qualche giocatore che solitamente gioca, che ne so, Arrigoni, Polidori, Stefano è un giocatore importante, Campagnacci per me rimane un giocatore importante, Da Silva ha quasi sempre giocato, Okada ha quasi sempre giocato, Migliorelli ha quasi sempre giocato. Sì, era abbastanza mischiato. Sì. Cosa positiva al di là poi del risultato, anche che dopo il primo gol specialmente la squadra giocava molto sciolta, cosa che forse in casa per vari motivi, anche le prime partite non faceva. Quindi se prendiamo un po' anche questo ritmo. Sì, ma non è che ora in casa sbagliamo i risultati, però dal punto di vista di quello che produciamo, delle partite che facciamo, non abbiamo grosse lacune. Poi dipende sempre che si aspetta uno. Se noi ci aspettavamo che facciamo come il Monza, allora sì, abbiamo lacune in mezzo. No, volevo dire, ecco, più che sciolta, forse spensierata, sembrava proprio tranquilli. Oddio, sì, può pure essere, però alla fine, come ho detto adesso, tanti giocatori sono gli stessi che hanno giocato spesso in campionato, quindi ora spensierato fino a un certo punto, perché la Coppa, al di là del fatto che quasi tutti gli allenatori, me compreso, oggi ne ha cambiati 11 su 11 rispetto alla partita di domenica, tutti quanti quelli che giocano vogliono passare il turno. È normale che più si va avanti, più l'appetito viene, quindi andiamo avanti senza fare chissà che progetti, perché nel calcio i progetti è meglio non farli, e vediamo che succede man mano che le cose vanno avanti. Avevi detto che fino ai quarti turnover, ai quarti c'è tempo, ma insomma No, andiamo avanti uguali, nel senso che oggi ho cambiato 11 giocatori, ma metto 11 giocatori secondo il mio punto di vista bravi, affidabili, quindi non sono seconde scelte, che deriva dal fatto che non partono spesso, magari qualche turno non è partito la domenica, però dal punto di vista della considerazione che hanno, no, non ho nessuna titubanza, non ho avuto mai nessuna titubanza a cambiare per tre partite 10 giocatori, quindi non c'è problema. Neanche le sostituzioni hanno avuto una funzione per la prossima partita, della serie tolgo magari per fare cosa. Solo Arrigoni. Arrigoni comunque era già in vista della partita di Sandro. Sì, oggi ho fatto giocare quel ruolo là per rifargli prendere misure in un ruolo che molto probabilmente deve rifare. Quindi le ultime diciamo non aveva giocato diciamo per scelta tecnica? Lui veniva da un fastidio che gli ha dato noia per un paio di settimane, pure tre, e quindi si è allenato male e ha giocato a singhiozzo. Ora si è rimesso a posto, poi quando è rientrato a pieno regime comunque mi sembrava che in mezzo al campo fossimo delineati abbastanza bene, un giocatore abbastanza in palla, quindi ha aspettato, ma non si deve preoccupare Tommaso, non si deve preoccupare nessuno da noi, nel senso che mi si può dire di tutto, ma comunque i ragazzi sono tutti sulla corda, perché alla fine parecchi hanno giocato parecchio. Ora non so quanti giocatori impiegato perché non sono da statistica, però ne ho impiegati parecchi, quindi non credo, è chiaro che tutti li posso impiegare su 28 effettivi che siamo, però penso che la maggior parte si senta comunque parte di un progetto che insomma funziona, quindi non vedo un problema. Poi ci sta, ogni tanto qualcuno gioca, ogni tanto qualcuno sta fuori, ma non, ci deve essere visto come sana competizione. Una volta ragioniamo sulle capacità realizzative di questa squadra, no? Poi stasera tre gol diciamo che mettono insieme un po' tutto quello che è, no? Il calcio offensivo, cioè il primo gol sfruttando le fasce, tutto di prima, rapidità,
superiorità a centrocampo, incursione, gol, terzo gol, è un Polidori che arriva a prendersi lo spazio, come diceva appunto, dicevi, era il migliore della squadra. No, perché è abbastanza strana questa cosa, no? Perché il gol di Polidori è un gol di grandissima qualità, anche quello di Arrigoni, anche il primo in realtà, anche se poi, Sì, ma poi invece in campionato capita di fallire tutte quelle occasioni. ora noi in Coppa abbiamo l'atteggiamento, la sensazione inversa di quello che ci succede in campionato. Ora, perché è umano che succeda così, tutte le volte ci presentiamo in casa, che arriviamo qua col pullman, il primo pensiero che viene a tutti noi è: sarà mica un'altra giornata da rubà. In Coppa questo sentore qua non ce l'abbiamo, perché oggi abbiamo fatto 3 su 3, quindi il problema non c'è. Purtroppo va così. È pure normale che quando arriviamo col pullman qua in casa e in campionato il primo pensiero sia andrà o non andrà. Prima o dopo dobbiamo tentare di farla andare. Però in quello che hanno prodotto i ragazzi oggi, alcune situazioni vengono fuori per le caratteristiche dei giocatori, nel senso che Stefano è un giocatore a cui piace defilarsi un pochettino, quindi nel suo modo di interpretare quel ruolo là crea un problema agli altri, un vantaggio a noi. Ecco, sono contento che abbia fatto 3 assist lui, sono contento che abbia fatto gol Campagnacci, sono contento che abbia fatto gol Alessandro, quindi bene, secondo me ha retto bene pure la difesa, loro davanti sono bravi, ci hanno creato parecchi problemi. È stata una partita severa sotto questo punto di vista. Insomma, che l'avversario era un avversario Sì. di livello, insomma. Sì, è normale che comunque ora, man mano che si va avanti, qualcheduno cambia un po' meno. Loro, essendo una squadra che ha fatto un organico per competere per un posto di rilievo nei playoff, forse mette in campo qualche giocatore che non gioca, è come noi, con qualche giocatore di buon livello. Quindi diventa una partita equilibrata. Silva che faticato oggi. È un po' che è fuori da sì, per il problema alla mano, quindi ci può stare che abbia fatto un po' di fatica. Il campo è estremamente pesante, quindi per un rientrante non è semplice. Secondo me, la prima frazione di gioco ha fatto quello che doveva fare, è partito bene nel secondo tempo. Poi, al cambio che ho fatto per un quarto d'ora precedente, si è perso un pochettino nelle misure, nei controlli. Ci può stare, non sono preoccupato. Invece Campagnacci, ultima cosa, molto bene, qui ci hai puntato un po' dall'inizio, no? Ora al di là che ultimamente sta anche fuori dalla lista dei convocati, però insomma credo che ci giudichi nel senso. È stato è il primo giocatore che ha giocato con me, non che ho allenato, ha giocato con me e non li posso sbagliare se non dormo. Può pure essere che dormo, però ha giocato con me. Quando uno ci si allena insieme è più facile saper riconoscere da compagno le qualità di un giocatore. Ha vissuto pure lui, come Stefano, periodo di grande condizione all'inizio, si è presentato benissimo, poi si è fatto male, poi ci ha avuto il morso del ragno, non so che ha combinato, è stato fuori 3 settimane, 4 settimane. Per un giocatore della sua stazza è pesante, perché è incendiare, c'ha bisogno di riprendere una condizione giusta. Oggi ho scelto di farlo partire pure in un ruolo che magari non è propriamente il suo, perché più minuti gli do e meglio è, perché secondo me è un giocatore che ci può dare una grossa mano a tecnica da un giocatore di categoria superiore. Per chiudere uno degli argomenti più dibattuti tra i tifosi, ma storia di Bentivoglio, poi com'è andata, diciamo. È andata che troveremo una soluzione quando sarà ora, perché probabilmente le scelte nostre sono andate in una via differente, ma lo dico come ho detto tante volte, senza nessun tipo di problema. Ho sempre detto che mi prendo io la responsabilità di questa cosa qua e la finirei. Se qualcuno ha qualche obiezione, sono io che ho deciso di fare questa cosa qua per una serie di motivi che noi conosciamo, che non sono da mettere in piazza, nulla di grave, però non è che mi sono svegliato il mattino e Simone, che ho anche allenato a Padova, quindi è un giocatore con cui ho un ottimo rapporto fuori dal campo, perché ha vissuto una situazione particolare a Padova con me. E
e ho grande stima del calciatore. Le dinamiche sono andate in modo diverso, chi non gli va si deve mettere l'animo in pace. Soprattutto lui. No, ma oggi non abbiamo un problema io e Simone, quindi la cosa viene risolta amorevolmente, no, perché non sono di là, però senza screzi o senza musi o senza attaccarsi da bambini, no, siamo due persone adulte, non c'è, non c'è problema. Però se permette, cioè, un po' quello che sto dicendo, lei comunque lo conosceva già, l'aveva già allenato, visto il calciatore, comunque un calciatore sulla carta si presentava meno importante. Sì, ma cioè, sono state sbagliate delle valutazioni, cioè ci può stare poi assolutamente. Sì, ci sta che io abbia fatto delle valutazioni scorrette e poi magari anche perché poi mai... come volevo io, come pensavo io, ma ripeto, non va a demerito del giocatore, il giocatore resta un giocatore importante. Per la nostra causa oggi ho preferito un'altra strada. Quando si preferisce un'altra strada con un giocatore di quell'importanza lì e di quella carriera lì, e non è semplice, io capisco pure Simone che non lo devo giustificare, però sono stato un giocatore di livello pure io, e capisco che se scende di categoria...